questi giorni Mili San Pietro sta vivendo l'ultima fase dei festeggiamenti, quella più intensa, dedicata a San Sostene, che si svolgono ogni anno la prima domenica di settembre. Nei pomeriggi al santuario si è tenuta per diversi giorni la novena in onore di San Sostene. San Sostene è un santo poco conosciuto. In Italia è venerato qui a Mili San Pietro e anche a San Sostene, che è un paese che si chiama proprio così, in provincia di Catanzaro. Chi è San Sostene? È un santo martire del IV secolo, dell'epoca di Diocleziano, e quindi è stato ucciso in quella persecuzione anticristiana. La sua storia è legata a quella della martire Eufemia. Eufemia è una giovane cristiana, sedicenne, che nel corso di questa persecuzione anticristiana viene denunciata e quindi le autorità romane di Calcedonia, che è una città nell'attuale Turchia, per intenderci l'Istanbul asiatica, mandano Sostene e un commilitone Vittore, sono appunto due soldati romani, ad arrestare Eufemia. Sostene però, colpito dalla testimonianza di questa giovane, si converte e diventa egli stesso cristiano. Infatti nei simulacri che abbiamo a Mili viene rappresentato con il crocifisso in mano, proprio nell'atto di dichiarare la sua fede cristiana. Naturalmente San Sostene è martire perché pagherà con la vita proprio questa testimonianza della fede. Alla figura di San Sostene a Mili sono legati tanti racconti pittoreschi, alcuni veramente inusuali. San Sostene è un santo che si fa sentire la sua presenza. Intanto viene invocato perché deve rompere un bummolo, cioè quell'oggetto che in realtà è un tascapane militare, che però così intendevano gli anziani un tempo, gli antichi. E che cosa vuol dire? Che proprio durante il periodo della sua festa piove. Questo è abbastanza fisiologico, visto che ci troviamo alla fine dell'estate. Ma alla sua figura sono legati anche dei racconti diversi. Per esempio, addirittura sarebbe apparso in sogno ad un parroco di Mili dei primi decenni del Novecento, che non voleva più fare la novena su al santuario, e quindi non voleva più evidentemente alzarsi di prima mattina per andare fin lì a farla, perché allora era mattina presto. E questo gli fruttò, pare, addirittura delle botte in sogno da parte di San Sostene. Tutti questi racconti che ancora vengono veicolati dai nostri anziani testimoniano comunque l'amore e la devozione profonda che il popolo di Mili San Pietro ha nei confronti di questo santo martire. La tafaria è una tradizione antica di questo villaggio, ma che si ritrova anche nelle aree più vicine a Mili. E si tratta di una questua, di una raccolta di fondi che chiaramente vengono utilizzati per la festa, che viene effettuata la domenica della festa da alcuni devoti che portano in giro un piatto. Proprio il nome tafaria probabilmente viene da questo piatto, un piatto d'argento, che contiene le offerte dei fedeli e anche le immagini del santo, che vengono distribuite passando porta per porta in tutto il paese ai devoti del villaggio. Questo passaggio di questo piatto, al cui centro c'è anche una grossa arancia in cui vengono infissi gli spiccioli, è accompagnato da una orchestrina di cui fanno parte oggi un friscaletto, che è uno strumento del nostro territorio, uno strumento di antica tradizione, una fisarmonica e anche una chitarra e il tamburello.